Una struttura instabile lasciata nel degrado al centro dei comparti abitativi ricostruiti, sembra proprio dimenticata, eppure un simbolo forte e doloroso. È l'ex ospedale Villa Malta in via Pedagnali, l'ospedale di Sarno distrutto dalla frana del 5 maggio del 1998, all'interno del quale trovarono la morte medici, infermieri, operatori sanitari e pazienti con le colate di fango. Emblema della terribile tragedia di quasi 25 anni fa e del coraggio dei camici bianchi che non lasciarono i pazienti e non lasciarono i bambini. È oggi un simbolo di abbandono tra un ingresso puntellato, cornicioni instabili, un cancello inferno a sbarrare l'atrio e fusti cresciuti nel tempo. Uno scheletro insicuro con crolli continui nelle aree interne ed esterne, tante le segnalazioni e le denunce dei residenti. Sorge al centro dei comparti abitativi ricostruiti. Negli anni sono stati diversi progetti per la riqualificazione ed anche una nuova destinazione d'uso. Progetti però che sono rimasti su carte da poche settimane, dal 25esimo anniversario della terribile tragedia di Sarno. Per l'ex Villa Malta non ci sono novità, anzi c'è un finanziamento che a quanto pare è fermo da qualche parte. Era stato il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, già 5 anni fa per la cerimonia dei 20 anni a Sarno, a garantire 6 milioni di euro proprio per la messa in sicurezza, la riqualificazione e la ristrutturazione. Riprendere l'ex ospedale è anche un obiettivo funzionale all'organizzazione sanitaria dell'ASL di Salerno. Il sindaco Giuseppe Canfora lancia un appello. Con la vecchia gestione a carico del direttore Iervolino erano arrivati 6 milioni da spendere come ospedale di comunità, come casa di comunità. Io mi rendo perfettamente conto che quei 6 milioni devono essere utilizzati per ristrutturare il vecchio plesso di via Pedagnali. E di riutilizzarlo non soltanto come casa di comunità, ma soprattutto anche come sede del distretto sanitario. Io voglio soltanto ricordare che il distretto sanitario in questo momento è alloggiato nel nostro centro sociale.